bisogno di un aiuto per controllare il vostro peso, sappiate che anche in questo il regno vegetale può aiutarvi. Un'alimentazione ricca di fibre può, ad esempio, limitare l'assorbimento calorico. Ma sapete che vi dico? Tutte le piante sono utili al controllo del peso se andrete a cercarle qualche passo più in là della vostra auto. Se le osserverete da vicino, più e più volte, fotografandole magari da varie angolazioni. Insomma, lasciatevi incuriosire da quello che cresce un po' più là, un po' più su, dietro quel dosso, su quel prato lontano, su quella cima o quella rupe. Tenete conto che più avanza la stagione e più in alto dovrete salire per trovare qualche bella fioritura. Oggi, 24 luglio, siamo dovuti salire sulla Serra di Celano, nel Parco Naturale Regionale del Sirente Velino, per trovare qualche bella specie. Si tratta tra l'altro di un territorio non ancora perfettamente conosciuto dal punto di vista botanico e non sono rari i casi di segnalazione di specie importanti trovate da neofiti e che invece erano sfuggite agli espertoni di botanica. Andiamo a vedere insieme, dai! La genziana cruciata è una parente stretta della genziana lutea, ma i suoi fiori sono blu e non gialli, concentrati all'apice del fusto e situati sopra le foglie disposte a croce. Il famosissimo iperico, cicatrizzante, lenitivo e antidepressivo. Vi siete mai chiesti l'origine dell'epiteto specifico? Osservate le foglie in controluce, sembrano cosparse da tanti forellini e sono proprio le ghiandole traslucide che producono il suo magico olio, insieme a quelle più scure situate sull'infiorescenza. Da cui l'epiteto specifico perforatum. Alzi la mano chi di voi non si è mai messo questa pianta negli occhi, l'eufrasia. Sdraiatevi a terra come me e guardatela da vicino. È piccolissima. E se volete saperne di più sulla flora tutta da scoprire del Parco Naturale Regionale del Sirente Velino, percorretelo in lungo e in largo. E poi seguitemi sul blog Farmanatura. Ciao!